Ciao, questo è il video dei top per quanto riguarda gli occhi per il make-up del 2015. Spero che la luce sia decente, ma purtroppo il tempo non è bellissimo e mi sono messa davanti alla finestra più grande che ho in casa. Speriamo che si veda bene. E ho diverse cose da farvi vedere. Il primer io in quest'anno ho utilizzato per la prima parte dell'anno sempre quello di Smashbox, con il quale mi sono trovata molto bene, e da fine ottobre ad oggi, e lo sto ancora utilizzando, sto utilizzando questa mini taglia dello Shadow Insurance o Insurance di Too Faced. Mi ci trovo comunque bene io e devo dire che su di me funziona con tutti gli ombretti che ho. So per esempio che a Christelle non piace particolarmente, su di me devo dire che va abbastanza bene, quindi non mi è dispiaciuto affatto. Sono più o meno 2 mesi e mezzo che lo utilizzo e io mi ci trovo bene. Poi, per quanto riguarda le basi cremose, sicuramente un top sono stati questi matitoni di Kiko. Io adesso ne ho portati uno per farvelo vedere, ma ne ho altri 3, credo, 4, perché ho quello marrone, quello viola borgogna, che non si sa che colore è, e uno grigio e quello oro. Questo, vabbè, è il famosissimo numero 10 e io mi ci trovo molto bene con questi, sia utilizzati da soli che utilizzati come base per altri comunque make-up, per altri ombretti comunque in polvere, e mi ci trovo veramente benissimo. Sempre per quanto riguarda le basi cremose, sicuramente per me un top di quest'anno sono stati i Cream Crush di Kiko. Io vi porto i due che ho. E questo, che è il numero 03, credo sia uno dei più famosi di questi qui, ed è questo color marsala. Cioè, l'ho utilizzato tantissimo, è veramente molto molto scavato. Mi piace proprio tanto come colore, mi piace tanto anche utilizzato da solo. Scusate se guardo in alto, ma proprio di fronte ci sono tutte le case dei vicini e sicuramente qualcuno mi prenderà per pazza, però non importa. Mi piace sia utilizzato da solo, sia anche questo come base, e si sfuma molto bene, non mi va nelle pieghette, resiste tranquillamente tutto il giorno. E l'altro che ho è il numero 08, che è questo qui. Questo sembra meno utilizzato, ma anche questo è molto molto utilizzato. È un ombretto scuro, marrone scuro, quasi, diciamo, con base nera, no, base marrone, comunque pieno 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 di glitter, ed è veramente veramente bello. Tra l'altro è quello che ho su anche oggi come base sulla palpebra mobile. Mi piace proprio tanto, questi ombretti mi sono piaciuti tanto perché li trovo comunque ottimi, sia per la stesura, io mi trovo bene sia a stenderli con il dito che con un pennello da sfumatura, comunque si stendono bene e resistono tutto tutto il giorno. E l'altra tipologia di ombretti in crema che mi è piaciuta molto sono questi di Wycon, i Dusty Cushion, io ne ho due. Questo è il color melanzana, quello che mi ha regalato Francesca, che è veramente bellissimo. Francesca è Sissi and Frenchy. Ed è questo colore qui. Questo qui è veramente bellissimo questo colore. Molto molto bello, mi piace un sacco anche questo. E l'ho utilizzato anche da solo, e da solo rende molto comunque, cioè si vedono tutti questi riflessi del viola. E l'altro, che anche questo ho utilizzato veramente tanto, è questo qui, che è un oro. Questo è, diciamo, un oro rosato, ed è questo qui. Questo è raro che lo utilizzi da solo, però è molto molto luminoso, quindi solitamente lo utilizzo come base per altri ombretti, e questo è il numero 02 rosa perla. Devo andare a prendere una salvietta, scusate. Poi, per quanto riguarda le matite, sicuramente le matite occhi per me il top per quest'anno sono state queste di Wycon, e vabbè, ora ne ho prese due in rappresentanza, insomma, e sono le Long Lasting Eyeliner.
Io mi trovo molto bene, di questo ho perso il tappino, ne ho messo un altro. Mi trovo molto bene, sia utilizzate come eyeliner che all'interno dell'occhio. Sono molto morbide e forse si consumano comunque facilmente perché sono matite molto molto morbide, però resistono veramente tantissimo, resistono tutto tutto il giorno. Sul mio occhio all'interno dell'occhio sono perfette e tutta la giornata restano lì. Le altre invece sono le Gel Eye Pencil Waterproof con SD Essence. Questa è la grigia 05 Gunmetal, che tra l'altro è quella che ho sia all'interno dell'occhio che come riga sulle ciglia superiori. E anche con queste io mi trovo molto bene. Sono di quelle automatiche che si gira con la mena retraibile. Mi trovo molto bene, vengono 2 euro, ma secondo me sono veramente ottime. Ho preso solo una sola con una di queste, con una blu, che probabilmente era stata aperta e lasciata lì aperta nello stand, perché purtroppo con Essence e con Catrice non è semplice trovare prodotti sempre intatti, sempre sigillati. E di tutte queste matite che ho, solo una blu non mi scriveva per niente, quindi penso che sia stata aperta, lasciata aperta e di conseguenza l'hanno fatta seccare, ecco. E per il discorso invece eyeliner, io ne ho uno da segnalarvene, che è il Master Precise Liquid Eyeliner, questo qui di Maybelline. Io ho anche quello nero e con questo io mi trovo benissimo. Ha la punta fatta così e anche io che sono impedita riesco a fare delle linee abbastanza sottili e ad andare abbastanza dritta, senza fare chissà che disastri. Mi scrive anche sopra gli ombretti, cosa non sempre facile da trovare per gli eyeliner in penna, perché la maggior parte degli eyeliner in penna che io ho provato, se poi voi andate a mettere al di sotto una base cremosa o un ombretto in polvere, comunque tendono o a portarsi via l'ombretto in polvere che avete messo oppure a scrivere poco sopra la polvere. Invece questo su di me scrive perfettamente. Poi gli ombretti mono sicuramente restano per me un top, questi di moda. Ora va bene, ho portato uno giusto per farvelo vedere. E sono, questo è il colore, sono fantastici perché se sono veramente molto molto morbidi, sembrano quasi crema una volta toccati. Sono leggermente polverosi, ma il colore è bellissimo. Questo è il numero 309. Questo è veramente un bellissimo colore. Questi qui mi piacciono proprio tanto. Sicuramente un altro che mi è piaciuto tantissimo è il numero 24, I sogni della Ele di Paola P. È veramente un bel punto di viola, molto molto bello. Devo dire, io ho tanti tanti ombretti viola, ma questo è veramente bellissimo. E ora non so, ma io lo vedo molto molto fedele dall'anteprima. Spero che sia così. Questo è un bellissimo ombretto. L'unica cosa che secondo me i blush di Paola P sono un pochino più setosi rispetto agli ombretti. Per carità, questo è un viola ed è perfetto perché comunque si sfuma bene, è molto pigmentato e questo è lo swatch, cioè veramente bellissimo. Scrivono, io ho anche la Africa di Paola P e vorrei prendere anche l'India al Cosmo Prof, ma adesso vediamo. E sono veramente bellissimi. Questo è l'unica cialda singola che ho, però mi sono trovata molto bene. Per me che amo molto il colore viola, questo è veramente un bel punto di viola, un bel viola scrivente e anche omogeneo una volta steso sulla palpebra, perché per quanto riguarda proprio il pigmento viola in sé, non è sempre semplice trovare un colore che poi sia uniforme una volta steso. Poi, per quanto riguarda sempre gli ombretti singoli, sicuramente uno dei top è Citron di Nabla. Questo è bellissimo, cioè veramente bellissimo. Non pensavo potesse stare sui miei occhi, ma invece lo trovo perfetto. Questo qui mi piace proprio tanto, tanto, tanto. E è diverso rispetto a un altro ombretto che vi farò vedere dopo. È un colore che non ho né in nessuna palette,
né comunque tra gli ombretti in cialda singola che ho, assolutamente. È un colore molto particolare che è difficile da trovare anche nelle palette, secondo me. E l'altro sempre in Avla che trovo che sia veramente bellissimo è Unrestricted. Questo sembra un marroncino particolare, ma non è così. È un marrone, questo qui, che sembra abbastanza dorato, ma poi una volta sfumato tira fuori questo colore borgogna, veramente, veramente bello, ma veramente bello. Poi adesso notavo che mi sono dimenticata una palette, vabbè, ve ne parlerò lo stesso perché non, adesso non la torno a prendere. Sempre per gli ombretti singoli. Sicuramente, o magari come palettina, questa è il mio quad di MAC. Io ne ho anche un altro. Questo però è composto dagli ombretti che io riesco a abbinare molto bene anche insieme. Questo è Song to Solive, questo è Star Violet, questo è Club e questo è Satin Top. Mi piacciono tantissimo tutti quanti, veramente. Io devo dire che Song to Solive e Star Violet li abbino molto molto bene anche insieme. Avevo preso l'idea, ma sono sincera, forse da Laura Pelosi all'83, credo, che ne aveva parlato. Io mi trovo benissimo anche ad utilizzarli insieme. Mi piacciono un sacco, si sfumano bene. Poi le palette. Per quanto riguarda le palette, sicuramente questa non c'è bisogno nemmeno, penso che ve lo dico. La Iconic 2 della Makeup Revolution. La palette è questa qui. È stra utilizzata, ci sono diversi ombretti bucati. A me piace veramente tantissimo. La cosa che ho capito è che a me fanno impazzire i colori freddi. Perché questa qui, sì, è leggermente polverosa, non dico che non lo sia, però io la trovo perfetta. Perché riesco a fare comunque dei trucchi più scuri, più pesanti, ma anche delle cose più naturali, più leggere, insomma, e mi piace tantissimo. Su di me gli ombretti con il primer resistono tranquillamente tutto il giorno, si sfumano molto bene, non mi fanno effetto palpebra vecchia, assolutamente, e i colori restano belli intensi per tutta la giornata. Per 5 euro per me è una palette fantastica. Poi un'altra palette sempre di Makeup Revolution ed è la Iconic Pro 2, che è questa qui. Anche questa l'ho utilizzata veramente tanto. Dovrebbe essere il dupe della Lorac Pro 2, credo, se non erro. E la riga sopra è con la riga sopra, cioè la riga questa qui sotto è fatta tutta da colori matte. Questa sono tutti shimmer e a me piacciono un sacco. Questo colore qui è un marrone, un punto di marrone veramente bellissimo. E anche questo colore qui, molto molto belli questi due. Un altro devo dire che mi piace tanto, che ho utilizzato molto spesso anche diciamo per sfumare bene la piega dell'occhio, è questo qui. C'è il mio vicino di casa che mi guarda dalla finestra, ma penserà che sono pazza. Eccoli i colori questi qui. Queste vengono un pochino di più, mi sembra sui 7 o i 9 euro se non erro, però secondo me anche queste vale la pena. Un'altra palette che ho utilizzato molto ma che non ho preso è la Cocoa Blend di Zoeva. Io ce l'ho da luglio e l'ho utilizzata veramente tanto. Mi piacciono i colori, mi piacciono l'insieme di colori, perché nonostante una palette che sia uscita comunque diciamo a fine primavera, non è una tipica palette estiva, ma anche dei colori che vanno bene per essere utilizzati comunque nel periodo invernale e la sto continuando ad utilizzare molto. Poi, per la fine dell'anno, sicuramente la mia palette top rimane lei, la Tarte Let. Io l'ho acquistata a ottobre a New York, l'ho pagata 44 dollari, però secondo me li vale praticamente tutti. Questi sono, ora se riesco a fare così, questi sono i colori e sono veramente bellissimi, ma veramente bellissimi. Sono tutti colori matte. Questo lo vedete più, ecco, così si vedono perfettamente. Questi sono i colori, no, eccoli,
Sono tutti colori matte, i colori si sfumano perfettamente, sono tutti super scriventi, è meravigliosa questa palette. In Italia ho visto che si può acquistare sul sito Roses Beauty, Cristel, correggimi se dico una cavolata, che è un sito inglese dove, mi sembra che ha le spedizioni abbastanza alte, se non erro, però Cristel ne sa più di me, magari correggimi se mi sono sbagliata. Per quanto riguarda il mascara, il mio top per me resta sempre il Better Than Sex di Too Faced. Tra tutti quelli che ho provato, per me questo resta sempre il migliore. Lo scovolino è fatto così, io lo trovo meraviglioso questo mascara, eccolo qui. Questo ce l'ho su anche oggi, però il trucco è abbastanza scuro, non so se si riesce a vedere. Sulle mie ciglia mi piace tanto l'effetto. Però devo dire che io parto da una buona base per quanto riguarda le ciglia, perché comunque ne ho tante e le ho abbastanza lunghe. Io principalmente cerco qualcosa che me le vada ad incurvare ed io con questo mi trovo benissimo. L'altro mascara che è diventato un top, nonostante nel 2014 mi si sia trovata malissimo, è il Pupavump. Questo l'ho acquistato prima di andare, sì, prima di partire per New York, diciamo che da settembre che ce l'ho aperto, nonostante l'altro che avevo utilizzato dopo 2 mesi l'ho buttato perché si era seccato, questo è ancora perfetto, sono passati 5 mesi. L'ho rivalutato molto e dico che per me è un top perché questo mi fa le ciglia spettacolari, mi piace proprio tanto. A questo punto non so se il mascara che avevo acquistato l'altra volta probabilmente era stato aperto perché sinceramente non lo so, visto che i Pupalump che io acquisto nell'acqua e sapone dove vado io non vengono venduti all'interno della scatolina, ma diciamo sono esposti così singolarmente, quindi a questo punto penso che sia stato aperto perché io con questo mi trovo benissimo, mi incurva le ciglia, mi fa un bell'effetto e mi piace proprio tanto. Sono 5 mesi che lo uso ed è ancora perfetto e non ha minimamente iniziato a seccarsi, quindi perfetto. L'ultima cosa che è rimasta le sopracciglia. Per le sopracciglia, nonostante io abbia provato diverse, ci sono un sacco di capelli. Nonostante io abbia provato diverse matite, la mia preferita rimane sempre lei, questa di Catrice, l'Eyebrow Stylist. Questa è nuova, ancora non l'ho utilizzata perché al momento ne sto utilizzando una di Sleek che non mi piace per niente, ma dopo ritornerò a lei perché già l'ho acquistata. Questa ha la mina, né troppo morbida né troppo dura, trovo che sia la consistenza perfetta. Riesco a riempire bene i buchetti che ho delle mie sopracciglia e la cosa che mi piace di più è il pettinino che c'è qui dietro, perché questo scovolino è perfetto per andare poi a pettinare le sopracciglia. Mi piace tanto. Sempre per le sopracciglia, devo dire che questo è veramente un top, è il Make Me Brow di Essence. Come ho detto in un altro video, io non so se ci siano altre colorazioni. Io ho preso questo perché va benissimo per me e per me che non devo fare chissà cosa alle sopracciglia, questo va bene quando sono di fretta anche utilizzato da solo. Ha lo scovolino fatto così e questo colora, come vedete, colora. Io lo utilizzo sia quando vado di fretta per andare a riempire i buchetti delle sopracciglia e quindi a fissare comunque le sopracciglia allo stesso tempo, ma quando ho un po' più di tempo lo utilizzo per fissare la matita che ho messo al di sotto. Mi trovo veramente veramente bene. Anche questo costa sui 2 euro, 2,50 euro, ma secondo me è un ottimo prodotto. E questo era tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!